Buonasera a tutte e a tutti. Il testo che propongo di leggere durante questi giorni è un testo suntuoso, ma anche terribile. Terribile perché è troppo noto, perché sta in tutte le memorie, perché è iscritto nella cultura, anche nel folklore, è usato tante volte nella pubblicità, per esempio. Si conosce sempre Adamo ed Eva, ovviamente, la mela, il serpente, il giardino di Eden, Caino, Abele, Noè, la torre di Babele, tutto quanto è cosa risaputa nella nostra cultura. Ma questo testo troppo noto è anche noto ricoperto di una grossa dose di polvere. Polvere di una lettura che si fa sempre come un senso scontato, direi. Una lettura che si fa di solito, a volte una lettura più folcloristica, a volte più teologica, il peccato originale, per esempio. Nella lettura teologica prevale non il testo, ma il dogma, l'ortodossia, ciò che ci vuole dire a proposito della creazione del peccato originale, dell'assassinio, eccetera. Io vorrei essere molto più modesto, non sono un teologo, sono un lettore di testi. Vorrei essere più modesto e tornare con voi al testo stesso, cioè leggere ciò che sta scritto. È un esercizio molto difficile, perché per leggere ciò che sta scritto bisogna lottare senza sosta contro le interpretazioni che sono attaccate, appiccicate a questo testo, interpretazioni ritenute evidenti. Spesso quando comincio a commentare un testo biblico leggo prima di tutto Luca, capitolo 10, versetti 25 e seguenti. È il modo in cui Gesù propone di fare l'esegesi. Leggo questo testo. Un dottore della legge, quindi un esegeta dell'epoca, un dottore della legge, volendo mettere Gesù alla prova, si alzò e disse: «Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Non è una domanda da poco, eh? Avere la vita eterna. E Gesù rispose: «Nella legge, che cosa sta scritto? Come leggi?» Quell'uomo disse: «Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e ama il prossimo come te stesso». E Gesù gli rispose: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Gesù propone così tre passi per un'esegesi integrale del testo. Il primo risponde alla domanda: che cosa sta scritto? Cioè rimanda alla materialità del testo, non ciò che penso quando leggo il testo, ma che sta scritto, quindi nella materialità delle lettere che stanno sulla pagina. Seconda domanda: come leggi tu? Quindi quale interpretazione, avendo letto il testo come scritto, quale interpretazione tu dai di questo testo? Come interpreti? E a questo punto interviene non solo il lettore attento, ma anche il soggetto umano che si avvicina a questo testo per tentare di capire ciò che dice. E la terza tappa è: fa questo e vivrai. Quindi l'interpretazione non si limita a delle parole che si possono dire sul testo, la vera interpretazione consiste nel fare ciò che il testo dice. Interpretare il testo come si interpreta un brano musicale. Cioè
agendo, facendo qualche cosa. Ovviamente questo lo potremmo fare solo tra di noi. Io non posso imporvi il modo in cui io cerco di mettere in atto il testo che leggo. Quindi mi limiterò a parlare dei due primi passi, cioè ciò che sta scritto nel testo e come leggo io. Quindi in un modo personale, soggettivo, se posso dire, anche se questa soggettività verrà ovviamente messa in articolazione col testo e con ciò che sta scritto. Quindi vuol dire che non voglio imporre a nessuno questa mia lettura. È la mia, cioè l'interpretazione, è quella che faccio in quanto essere umano di fronte al testo quando lo leggo come sta scritto, quando tento di leggerlo come sta scritto. Questo quindi è il programma. Avrete capito, o se non avete capito, lo dico chiaramente, il mio sforzo non sarà uno sforzo storico. Cioè, non cerco di ricostruire la storia di questo testo. È un testo che sicuramente ha una storia magari molto lunga, ma il mio non è uno sforzo per ricostituire questa storia, la genesi della genesi, se posso dire. Non cerco neppure lo sottosfondo storico, cioè in quale situazione reale questo testo è venuto fuori per rispondere a quale domanda della gente. E neppure farò una lettura attenta alla recezione del testo, cioè come il testo è stato letto durante la storia della sua interpretazione. Quindi metto limiti molto chiari, non farò storia in nessun senso della parola, anzi leggerò delle storie, o una storia, provando di leggerla come sta scritto, e cioè come un racconto che vedrete ha una certa coerenza. Sforzo quindi non storico, ma interpretativo, a partire di un'analisi narrativa, cioè di un'analisi che prova di essere attenta al racconto come viene raccontato. Sforzo interpretativo, ma sempre in dialogo con il testo biblico. Cioè, proverò di fare sempre un andirivieni tra l'interpretazione che faccio e il testo per verificare se questa interpretazione di fatti corrisponde al testo. La traduzione letterale mira a uno scopo molto semplice. Prima di tutto, per spolverare il testo bisogna leggerlo in un modo non abituale, con parole che aderiscono molto di più al testo ebraico, invece di leggere una traduzione scorrevole. Quindi se ci sono sbagli, magari è perché non conosco perfettamente la vostra lingua, ma è anche perché cerco di riflettere al più presto, al più vicino, il testo ebraico. Ovviamente 11 capitoli, magari il testo è un po' lungo, però progrediamo, vediamo dove ci potremo fermare. Spero di arrivare a Babele, spero, magari saltando le genealogie che forse sono meno interessanti, ma non lo posso dire. Quindi e questo è il programma, tentare di leggere il testo, però una domanda deve venire prima. Quale tipo di testo è questo? Quale genere letterario? Il racconto lo definirei come un racconto mitico. Racconto mitico. Mi riferisco a una definizione di un antropologo che dice che un mito è una storia vera. È una storia vera. Cioè è più vera delle altre storie. È una storia di cui si deve cercare la verità. Visto che a prima vista un mito è un racconto che è abbastanza staccato dalla realtà concreta che viviamo. Vorrei cominciare leggendo un testo di Thomas Mann, che conoscete tutti, premio Nobel di letteratura. Ha scritto un grosso libro che si chiama Giuseppe e i suoi fratelli. Nel terzo volume di questo grossa opera
ricorda una scena in cui Giuseppe sta di fronte alla moglie del suo padrone Potifar. Giuseppe sta vivendo, e Thomas Mann lo descrive a lungo, sono quasi 200 pagine, sta vivendo un rapporto molto ambiguo con questa donna. Una donna che è innamorata di lui, ma Giuseppe non si accorge che sta vivendo questo rapporto ambiguo. A un certo punto lei, la donna, gli offre un vestito e Giuseppe, ricevendo questo vestito, più esattamente rifiutandolo, pensa immediatamente a una scena della leggenda di Gilgamesh, quindi un mito, una leggenda mitica. E leggo il testo di Thomas Mann. Mentre Giuseppe diceva alla donna, per respingere il vestito di apparato che voleva offrirgli, il mio mantello e la mia camicia mi bastano. Giuseppe riconobbe la scena che si svolgeva. Senza pensarci, aveva risposto come Gilgamesh ad Ishtar quando lo ossessionava a causa della sua bellezza. Tale ricordo è rassicurante quanto spaventoso. Eccoci qua, si disse l'uomo, e in presenza dell'evento, protetto dal mito, ne percepisce il carattere fondamentale e, più che reale, autentico, e si sente placato. Giuseppe sta vivendo una scena, e questa scena lo rimanda a una scena che conosce, una scena di un mito. E questo mito apre a Giuseppe uno spazio per aprire gli occhi su ciò che sta vivendo, per rendersi lucido nei confronti della situazione ambigua in cui è immerso. Quindi il mito apre a Giuseppe uno spazio in cui può capire ciò che sta vivendo. Diventa, per così dire, capace di reagire perché ha aperto gli occhi sulla sua realtà. È in questo senso che un mito è una storia vera, perché è una storia che è come il crogiuolo della verità umana che uno sta vivendo. E poi riflette un po' su ciò che è successo, poi alla fine dice: mi spiego per mezzo del mito e lo spiego per mezzo di me. E cioè c'è una specie di dialogo tra la mia esperienza e ciò che il mito racconta. Posso capire ciò che mi avviene alla luce del mito e capisco il mito alla luce di ciò che vivo. È proprio un andirivieni tra il mito e l'esperienza che permette di capire in uno stesso movimento se stesso e la storia che si legge. E quello lo sforzo che vorrei provare di fare con voi. Il mito, per me, è una chiave di lettura per la realtà, per l'esistenza umana, per le cose essenziali di cui parla il mito. Guardate che in questi pochi capitoli della Genesi si parla della creazione, del mondo, della vita, della morte, dell'amore, della sessualità, della verità e della menzogna, del male, della sofferenza, della violenza. Si parla del vestito, del lavoro, del tempo, del cibo. Si parla di leggi, di odio, di gelosia, di giustizia, di castigo. Si parla essenzialmente di un rapporto dell'uomo con Dio e con gli altri. Cioè tutte le cose fondamentali che possono vivere gli umani sono proprio raccontati in questi capitoli. Quindi il mito ci racconta delle cose che sperimentiamo nel concreto, ma in modo tale da vedere la realtà con altri occhi. Ci invita a spostarci per vedere le cose da un altro punto di vista. E quindi, facendo questo, ci consente di pensare, di elaborare la realtà con occhi diversi. Ma poi, un mito, lo sapete, è quasi sempre una storia raccontata, un racconto.
Quindi un mito procede in modo narrativo. E anche questo è molto importante. È molto importante perché un racconto non chiude mai il proprio significato. E perciò che quando uno ha letto o ascoltato una storia può discutere con altri che hanno letto o ascoltato la stessa storia, probabilmente non saranno d'accordo su ciò che dice il racconto. O come quando si esce da un film, che si discute. Una storia dice una verità, ma che non è mai una verità fissa, una verità che è detta una volta per tutte. Il racconto non ha una verità da imporre, certezze da comunicare, ma invece ha enigmi da esplorare, con cui visitare la propria umanità, con cui dialogare per cercare una verità che sempre sfugge alle prese. Un racconto, direi che è una scuola di saggezza. Una scuola di saggezza e allo stesso tempo una scuola di umiltà. Il senso della vita supera sempre ciò che se ne può capire e ciò che dice la storia. Quindi quando spiegherò la storia spiegherò solo ciò che vi ho visto. Magari ci sono altre cose che non ho visto, che magari voi vedete. Ma se il mito parla di cose che viviamo noi, che conosciamo noi, la nostra esperienza, e riprendo Thomas Mann, la nostra esperienza sarà a volte utile per capire, per dare delle parole, per ridire ciò che il mito dice nel proprio linguaggio. Questa era l'introduzione. Vorrei quindi cominciare stasera a leggere il primo capitolo della Genesi. Non so se ci sono qui gente che 3 anni fa stavano qui a sentirmi. Già ho riconosciuto qualche faccia, non so se ce ne sono molte, ma mi scuso presso di loro perché un certo numero di cose che ho detto 3 anni fa ne ridirò, cioè non ho cambiato avviso, il che è piuttosto buon segno per me. Però se sentite delle cose già sentite, pazienza, per gli altri magari è novità. Magari sarà l'occasione di approfondire. Il mondo che è disegnato dalla prima pagina della Genesi è un mondo disegnato letterariamente. Quindi è... mi ho perso il testo. Vabbè, ma sta qua. È una pagina che quindi disegna, non con un pennello ma con parole, disegna un mondo e lo fa guidata dalla parola del Signore, dalla parola di Dio, illuminato dallo sguardo stesso di Dio, uno sguardo meravigliato. Leggo una prima volta questo testo. Quando Dio iniziò a creare il cielo e la terra, ora la terra era tohu e bohu, e tenebre sulla faccia di un abisso, e vento di Dio muovendosi sulla faccia delle acque, e Dio disse sia luce, e fu luce. E Dio vide la luce, che è bene. E Dio separò la luce e le tenebre, e Dio chiamò la luce giorno, e le tenebre le chiamò notte. E fu sera, e fu mattina, giorno 1. E Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque, e sia separando le acque dalle acque. E Dio fece il firmamento e separò le acque che sono al di sotto del firmamento dalle acque che sono al di sopra del firmamento. E fu così. E Dio chiamò il firmamento cieli, e fu sera, fu mattina, secondo giorno. E Dio disse, si radunino le acque sotto i cieli in un luogo unico, e sia vista la secca. E fu così. E Dio chiamò la secca terra, e il raduno delle acque lo chiamò mari. E Dio vide che è bene. E Dio disse, la terra faccia germogliare un germoglio, un'erba seminando seme, un albero da frutto facendo frutto secondo la sua specie, il cui seme è in esso sulla terra. E fu così.
La terra fece uscire un germoglio, un'erba seminando seme secondo la sua specie, un albero facendo frutto, il cui seme è in esso secondo la sua specie. E Dio vide che è bene. E fu sera, fu mattina, terzo giorno. E Dio disse, sia luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno e la notte, e siano per segni e per convocazioni festive, per giorni e anni, e siano per luminari nel firmamento dei cieli per illuminare sulla terra. E fu così, e Dio fece due grandi luminari, il grande luminare per governante del giorno e il piccolo luminare per governante della notte e le stelle. E Dio li diede nel firmamento dei cieli per illuminare sulla terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce e le tenebre. E Dio vide che è bene, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. E Dio disse, le acque brulichino di un brulichio di essere vivente e il volatile voli sulla terra sulla faccia del firmamento dei cieli. E Dio creò i grandi mostri e ogni essere vivente strisciando, di cui brulicano le acque secondo la loro specie, e ogni volatile alato secondo la sua specie. E Dio vide che è bene. E Dio li disse dicendo, fruttificate e moltiplicate, riempite le acque dei mari, e il volatile moltiplichi nella terra. E fu mattina, e fu sera, e fu mattina, quinto giorno. E Dio disse, la terra faccia uscire un essere vivente secondo la sua specie, bestiame strisciante, vivente della terra secondo la sua specie. E fu così, e Dio fece il vivente della terra secondo la sua specie, e il bestiame secondo la sua specie, e ogni strisciante dell'humus secondo la sua specie. E Dio vide che è bene. E Dio disse, facciamo umano in nostra immagine, come nostra somiglianza, e dominino i pesci del mare, il volatile dei cieli, il bestiame, tutta la terra e ogni strisciante strisciando sulla terra. E Dio creò l'umano in sua immagine, in immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E Dio li benedisse, e Dio disse loro, fruttificate, moltiplicate, riempite la terra e sottomettetela, e dominate il pesce del mare, il volatile dei cieli, e ogni vivente strisciando sulla terra. E Dio disse, ecco, ho dato per voi ogni erba seminando seme che è sulla faccia di tutta la terra, e ogni albero che ha in sé un frutto d'albero seminando seme, per voi sarà per mangiare, e per ogni vivente della terra, per ogni volatile dei cieli, e per ogni strisciante sulla terra in cui c'è un essere vivente, ogni verdura d'erba per mangiare. E fu così, e Dio vide tutto quanto aveva fatto, ed ecco, molto bene. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno. E furono compiuti i cieli e la terra e tutto il loro esercito, e Dio compì durante il settimo giorno la sua opera che aveva fatto, e si riposò durante il settimo giorno di tutta la sua opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, poiché durante esso si riposò di tutta la sua opera che Dio aveva creato per fare. Queste sono le generazioni dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno in cui Adonai Dio fece terra e cieli. Questo è il testo, un po' di sbagli. Questo testo non solo racconta una storia, ma ve l'ho detto, disegna un mondo. Lo disegna a parole, però lo disegna. E io vorrei disegnare, questa volta con il pennarello, per mostrarvi quale tipo di mondo si è rappresentato in questo mondo. Tutto parte al versetto 2, da ciò che ho tradotto un abisso. Questo abisso sarebbe una massa di acqua salata, un'immensa massa, come un oceano se volete, senza forma. Io lo disegno come una forma più o meno rotonda. Questo è l'inizio, questo abisso sta nelle tenebre e magari è agitato da un forte vento e tornerò sulla cosa.
La prima cosa che Dio fa è la luce, ma questo non lo posso disegnare. Se vedete perché c'è luce, quindi basta, la luce c'è. Poi la seconda cosa che fa il secondo giorno è di tagliare in due, se posso dire, questa massa d'acqua salata in due. E cioè fa una volta ciò che viene chiamato il firmamento, che sarebbe come una volta solida, che separa le acque che stanno in alto, al di sopra del firmamento, e le acque al di sotto di questo firmamento. È una prima opera di separazione dello spazio, quindi apre uno spazio vuoto in mezzo alle acque. E poi, in un terzo momento, il terzo giorno, fa apparire la terra secca che appare, che è separata dalla massa delle acque. Non so, può anche mettere una montagna. Questo è il terzo giorno, quindi comincia a prendere forma questo ambiente, questo spazio, e poi in questo spazio vuoto in cui c'è la terra e il mare, allora Dio mette anche il terzo giorno i vegetali, quindi la terra si ricopre di verdura. Questo non lo disegno perché lo potrete fare voi stessi. E poi lo stesso spazio verrà poi popolato. La prima cosa sono i luminari, che sono nell'immaginazione di quell'epoca, sono come lampadari che sono attaccati alla volta del cielo. C'è il sole e c'è la luna con le stelle, che sono come lampade che stanno lì al soffitto del mondo. E poi il resto della popolazione saranno i viventi prima di tutto quelli del mare, con i grandi pesci, i mostri marini, poi gli uccelli che popolano lo spazio aereo, e poi la terra che sarà popolata dagli animali terrestri e dall'umanità. Vedete che questo mondo così rappresentato è un mondo che non corrisponde affatto alle rappresentazioni che la scienza ci insegna oggi. Quindi è solo un modo di rappresentare l'universo che era comune all'epoca in cui questo testo fu scritto, cioè più o meno il VI secolo prima di Cristo in Mesopotamia. Quindi la visione del mondo, la rappresentazione del mondo non è affatto originale. L'autore ha preso la rappresentazione comune del suo tempo e poi ne ha fatto un testo in cui dice altra cosa che non solo questa rappresentazione dell'universo. Quindi non c'è niente di scientifico, nel senso moderno della parola, da cercarsi in questo testo. Il testo cerca di mettere un certo ordine in questo testo, nella realtà esterna, nella realtà del mondo, però non ha una visione scientifica. Quindi non è pertinente cercare concordanze tra ciò che dice il testo e poi ciò che la scienza tenta di capire facendo le sue ipotesi. Avendo disegnato quindi il testo, quando uno al VI secolo prima di Cristo sentiva questo testo, ecco come vedeva il mondo, così adesso lo vedete come lui, cioè, almeno leggendo questo testo. Questa era la prima operazione che era introduttiva. Adesso vorrei fare tre cose. La prima cosa è di vedere come il testo è strutturato, perché se il mondo che disegna è un mondo strutturato, anche il testo ha una sua struttura che dice qualche cosa del suo contenuto. Secondo, cercherò di vedere quale prima immagine di Dio dà questo testo al lettore che inizia a leggere la Bibbia. Terzo passo, cercherò di vedere quale posto l'umanità occupa in questo universo creato da Dio. La struttura del testo. Quando si legge
questo testo c'è un elemento che non può non colpire l'orecchio, il ritornello. E Dio vide che bene, letteralmente, fu mattina e fu sera, fu mattina, giorno X. Ritornello che fa sentire, in un certo qual modo, che fa sentire un ritmo. Ritmo della creazione di Dio in 6 giorni più uno, ma anche il ritmo del testo. Quando uno considera il testo con questo ritornello, vede quindi 6 giorni di creazione, un settimo giorno di riposo, e poi questo è preceduto da 2 versetti, versetti 1 e 2, che raccontano solo un'altra cosa, cioè ciò che precede il momento in cui Dio comincia proprio a fare qualche cosa, cioè a far luce. Questo vorrei... Troppo, la lavagna è troppo piccola, però almeno vi disegno lo schema generale. Quindi avete una introduzione, su cui tornerò ovviamente, e poi 6 giorni. Penso che... ecco. Il primo giorno Dio fa una prima opera, che è la luce. Il secondo giorno Dio fa una seconda opera, che sarebbe la separazione della massa dell'abisso. Il terzo giorno Dio fa 2 opere. La terza, che consiste a far apparire la terra secca, la quarta, che è rivestire la terra con la verdura. Poi il quarto giorno, poi dopo tornerò per spiegare perché vi dispongo così, Il quarto giorno fa la sua 5ª opera, che sarebbero i luminari che mette nel cielo. Il 5º giorno fa la 6ª opera, che è la popolazione delle acque e della volta del cielo. E il 6º giorno fa la 7ª opera e la 8ª opera. La 7ª sarebbe la creazione degli animali, la 8ª è la creazione dell'umanità. Tutto quanto si finisce nel 7º giorno, che è il giorno di riposo, il sabato. Quindi questo è il ritornello, divide il testo in 7 giorni che posso disporre sulla pagina in modo tale. Adesso vorrei mostrarvi come si può leggere verticalmente i 3 primi giorni, i 3 ultimi giorni, o orizzontalmente, e mostrarvi che il testo, sia verticalmente che orizzontalmente, è un testo che ha una certa armonia. Verticalmente, prendo i 3 primi giorni. Questi primi giorni sono giorni in cui Dio separa le cose. Primo giorno separa la luce e le tenebre, il giorno e la notte. Il 2º giorno Dio separa in 2 con la volta, il firmamento, la massa delle acque abissali. Il 3º giorno Dio separa la terra del mare. E poi anche separa, in un certo modo, separa i vegetali della terra a cui i vegetali aderiscono. Tutto quanto, tutte queste separazioni, si fanno su una materia prima sulla quale tornerò. Questa materia di base è il caos originale, il caos che è fatto della terra, che è tohu e bohu, che è caotica. Poi il 2º elemento è l'abisso, e poi la tenebra, le tenebre sono divise dalla luce. La massa delle acque, l'abisso, è tagliata in 2, la terra è poi organizzata, fatta emergere.
Quindi, nei tre primi giorni, Dio parte dal dato iniziale e procede per organizzare l'universo tramite separazioni successive. E tutto quanto fa un quadro di elementi che non si muovono, elementi immobili, che tornano sempre gli stessi, anche l'alternanza del giorno e della notte. Guardate che è anche in questa parte che Dio nomina gli elementi, giorno, notte. Poi il secondo giorno sarà il cielo, il firmamento che è chiamato cielo, il terzo giorno chiama la terra asciutta, terra, e le acque, i mari. Quindi questo sono le opere dei primi tre giorni. Dio prende la materia prima e con separazione successiva organizza lo spazio nominando gli elementi fondamentali del quadro immobile, in cui poi verranno inseriti, nei tre ultimi giorni, inseriti gli elementi che si muovono immobili, se posso dire. Quindi nei tre ultimi giorni viene questo quadro, che è stato fissato nei tre primi giorni, questo quadro viene popolato. Prima di tutto vengono gli astri, i luminari, che è presentata come un esercito. Gli astri si muovono, non sono immobili, basta guardare il cielo, sono lì all'inizio della notte e sono là alla fine. Si muovono, ma si muovono in un ordine che è abbastanza regolare, come un esercito. E un esercito ha comandi, generali, eccetera, ma basta vedere le pianete che si muovono in un altro modo delle altre. C'è il Sole, c'è la Luna, che ovviamente sono i grandi maestri dell'esercito celeste. Quindi, primi mobili gli astri, secondi mobili ovviamente tutti i viventi del mare, del firmamento celeste e gli animali terrestri. Qui siamo quindi non più in un'opera di separazione, ma di popolamento, se posso dire, in cui il quadro viene riempito di elementi che si muovono all'interno di questo quadro fisso. Questo è per la lettura verticale dello schema, cioè la lettura del testo, come si procede nel testo quando se lo legge. Ma c'è anche una possibilità di leggere il testo orizzontalmente e di vedere che ci sono delle corrispondenze tra giorni. Il primo giorno è creata la luce. Il quarto giorno, orizzontalmente, il quarto giorno è creato, sono creati i luminari. Sia luce, sia luminari. Stranamente il testo del versetto 14 comincia con un singolare, sia luminari, come fu il primo giorno, sia luce. Ho messo il no tra parentesi perché non c'è nel testo ebraico. Quindi il primo giorno è la creazione della luce e il quarto giorno dei luminari. Ma guardate che non è solo la creazione di ciò che è luce o che dà luce, ma anche la creazione del tempo. Perché con la luce comincia un ritmo, mattina e sera, giorno e notte. E al quarto giorno non è più solo il ritmo quotidiano, ma il ritmo annuale, poiché gli astri servono anche di orologio cosmico, se posso dire. Sono lì, dice il testo due volte, sono lì per segni, per convocazioni festive, per giorni, cioè stagioni in ebraico, e anni. Quindi, primo e quarto giorno, la luce, i luminari, ma anche la strutturazione del tempo attraverso gli astri. Secondo giorno e quinto giorno. Qual è la corrispondenza? Il secondo giorno Dio
mette questo firmamento separando le acque da una zona di aria. Nel quinto giorno Dio popola esattamente questi due spazi. Nella zona aerea vengono posti i volatili, gli uccelli, e invece nella zona acquea vengono messi i pesci. Quindi Dio prepara gli spazi il secondo giorno e li riempie il quinto giorno. Tra il terzo giorno e il sesto giorno c'è una corrispondenza molto formale. Sono i due giorni in cui vengono fatte due opere. Due opere il terzo giorno, due il sesto giorno. Che cosa fa Dio il terzo giorno? Dio comincia col far emergere la terra secca. Terra secca che poi viene popolata il sesto giorno, logicamente, con gli animali terrestri e l'umanità. Il terzo giorno Dio crea anche i vegetali, la verdura. E il sesto giorno, guardate, questa verdura viene data in cibo all'umanità e agli animali. Quindi le due opere del terzo giorno trovano il corrispondente nel sesto giorno: lo spazio creato viene popolato, la verdura che cresce il terzo giorno viene data ai viventi il sesto giorno. Quindi abbiamo qui un quadro che è molto armonioso, molto equilibrato. Si direbbe che il testo, nel suo modo di organizzarsi, cerca di rendere qualcosa dell'armonia del mondo, della bellezza, dell'equilibrio che c'è nell'universo. Guardate che questo testo, ed è proprio eccezionale, è un testo in cui non troverete nessuna negazione. Non c'è una negazione nel testo. Sì, magari ho fatto una doppia negazione che... Vabbè. Quindi non c'è una negazione in questo testo. Provate di scrivere un testo così lungo, di più di 1400 parole, senza usare una sola negazione. Quindi un universo del tutto positivo, direi, armonioso, equilibrato, che è l'universo come Dio lo ha pensato, come lo ha sognato. Vi ho detto che il primo giorno, il quarto giorno, Dio non solo fa la luce e i luminari, ma anche organizza il tempo. Dovrei aggiungere un'altra cosa a questo proposito, che il tempo del primo giorno e del quarto giorno è il tempo che è dettato dagli astri, il sole che fa che giorno o notte, o gli astri che dicono qualcosa delle stagioni, anche il sole che determina le stagioni, ma anche il ritmo annuale. Il settimo giorno viene aggiunto un altro ritmo temporale, che è il ritmo settimanale. Il settimo giorno Dio si riposa. Guardate che interessante. Primo, quarto, settimo giorno. All'inizio, alla fine, nel mezzo. Viene strutturato il tempo. Ma l'ultima strutturazione del tempo, quella del sabato, non è dettata dalla natura, non è un ritmo cosmico che è dato dagli astri, è un tempo che è deciso da Dio. È il ritmo che Dio si impone a se stesso quando sistema l'universo. È un ritmo che non è un ritmo naturale. È un ritmo che si potrebbe chiamare teologico. E perciò che una legge dovrà essere data a Israele perché Israele calchi il proprio tempo sul ritmo del suo Dio.
Il giorno e la notte non lo scegliamo, le stagioni neppure, l'anno ricomincia ogni anno. Questo è il sole che ci dà, questo ritmo, non possiamo far niente. Però a un certo punto possiamo scegliere di sposare in un certo senso il movimento stesso del ritmo divino, facendo il sabato. Vado un po' oltre, perché nella quantità di testo c'è una differenza che è un po' in questo ritmo di 6 giorni più uno, c'è qualcosa che non va. Perché? Perché per i primi quattro giorni ci vuole più o meno la metà del tempo, cioè del tempo narrato, del contenuto del testo, invece i 2 ultimi giorni, il quinto e il sesto, prendono l'altra metà. C'è anche di più. Nei giorni primo e secondo, cioè dal versetto 3 fino al versetto 8, ci sono 69 parole. 69. Per il giorno terzo, cioè del versetto 9 fino al versetto 13, sono 69 parole. Per il quarto giorno, dal versetto 14 a 19, sono 69 parole. Complessivamente sono 207 parole. Nella seconda parte del testo, cioè dal versetto 20 fino al versetto 31, i giorni quinto e sesto, ci sono 206 parole. Ma poi l'ordine di 3 volte 69, come è il caso nella prima parte, non si ritrova più nella seconda parte. Probabilmente perché i 4 primi giorni Dio sta mettendo in posto delle cose che non si muovono, o che si muovono sempre allo stesso modo, come gli astri. Invece, a partire dal quinto giorno, sono i viventi. E i viventi si muovono. I viventi, c'è un grande disordine tra i viventi. È un disordine che si riflette, in un certo senso, nel modo in cui il testo è scritto. Quindi 206 parole, ma in un ordine molto meno regolare, perché si parla della confusione che fanno i viventi vivendo. E poi manca una parola, come se come viventi l'ultima parola non era ancora detta. È normale, perché se l'ultima parola è detta non c'è più vita. L'ultima parola è quella che fa morire. Quindi una parola di meno per lasciare lo spazio per dire altre parole, di cui parleremo dopo. Ma questa struttura un po' diversa, 4 giorni, 207 parole, 2 giorni, 206 parole, questa struttura sposa un altro ritmo del testo che magari non è così apparente del primo, di quello che ho parlato, cioè del ritmo in 7 giorni. È un ritmo che è dato da un'altra frase che torna, ma questa volta 10 volte. Questa espressione, che torna 10 volte, è la parola in ebraico Vayomer Elohim, e Dio disse. La vedete al versetto 3, e Dio disse, sia luce. Versetto 6, sia un firmamento. Versetto 9, si radunino le acque. Versetto 11, e Dio disse, la terra faccia germogliare. Versetto 14, e Dio disse, sia luminari. Versetto 20, e Dio disse, le acque brulichino, eccetera. Versetto 24, e Dio disse, la terra faccia uscire un essere vivente, eccetera. Versetto 26, e Dio disse, facciamo un umano a nostra immagine. Versetto 28, e Dio disse, loro, fruttificate e moltiplicate, eccetera. Versetto 29, e Dio disse, ecco, ho dato a voi, eccetera. Cosa notiamo? 10 volte torna questa espressione, e Dio disse. E ogni volta, eccetto l'ultima,
Ogni volta si tratta di un ordine chiedato. Un ordine chiedato. Queste 10 parole corrispondono esattamente al ritmo di cui ho parlato ultimamente, cioè le 5 prime parole intervengono i primi 4 giorni, quindi la prima metà del testo, la seconda metà del testo, quella di 206 parole, ha anche lei 5 volte e Dio disse. In queste 10 parole ce ne sono almeno 2 che sono particolari. La prima che è particolare è la nona parola. La nona in cui Dio non solo dice, ma dice a qualcuno. E Dio disse loro, cioè l'umanità. La nona parola registra il fatto che a questo punto Dio ha un interlocutore. Parla a qualcuno. Magari, aspettando una risposta, ne parleremo più avanti. Dio disse a loro. Poi la decima parola è anche particolare perché non si tratta di un ordine dato a qualcuno, si tratta di un dono. L'ultima parola consiste per Dio nel dare il cibo, cioè ciò che è necessario per la vita, dare il cibo ai viventi. 9 parole di ordine, 1 parola di dono. Che tra l'altro si rimanda alle 10 parole, al decalogo, ma questo non lo sviluppo. Questa strutturazione in parole divine mi pare fondamentale per la tematica. Se Dio riesce a creare un universo così armonioso, equilibrato, come l'abbiamo visto guardando ai 7 giorni, la seconda struttura con 10 parole ci dice un'altra cosa. Se ce la fa fra un universo così equilibrato è per la forza della propria parola. Dio crea parlando. Finché trovi un interlocutore, l'umanità, a cui potrà dare qualche cosa. Il cibo, e cioè il simbolo di ciò che fa vivere. La tematica, dicevo, ed essenziale. Troppa carta. È essenziale questa strutturazione, oppure perché dimostra che l'universo creato da Dio è un universo equilibrato, bello, stabile, e con le parole indica una tematica fondamentale. Il Dio di cui si parla è proprio un Dio che parla, anzi, inventa le parole, dicendo terra, giorno, notte, mari, terra, eccetera. Questo tema è un tema molto ripreso nella Bibbia. Per esempio, conoscete il Salmo 19. Il Salmo 19 dice che il cielo racconta la gloria di Dio. Come mai il cielo racconta la gloria di Dio? Perché il mondo, essendo una parola di Dio, il mondo è come un messaggio di Dio. Che ci è rivolto a noi che siamo interlocutori di questo Dio? Il mondo visibile costituisce la traccia concreta di una parola pronunciata da Dio. È un messaggio di Dio. San Paolo, per esempio, nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetti 19 e 20, dice questo: quel che si può conoscere di Dio è manifesto per gli uomini. Dio, infatti, lo ha manifestato, le sue qualità invisibili fin dalla creazione del mondo, cioè la sua potenza eterna, la sua divinità, sono rese visibili all'intelligenza mediante le sue opere. Le opere di Dio è un messaggio indirizzato all'intelligenza umana perché l'intelligenza scopra Dio, veda Dio
veda il messaggio lanciato da Dio in queste opere. Il mondo è proprio disegnato in questo testo come una parola indirizzata all'uomo, alla sua intelligenza. Esattamente come il testo che leggiamo è indirizzato alla nostra intelligenza. Cioè, dobbiamo fare un sforzo di intelligenza per vedere ciò che si sta dicendo man mano che il testo va avanti. Va bene, penso che ho detto abbastanza più o meno tutto ciò che volevo dire. Domani, dopo aver visto la struttura del testo, andremo avanti vedendo un po' di quale Dio ci parla questo. Non solo un Dio che parla, ma vedrete un Dio che parlando realizza e che realizza, dice qualche cosa al lettore sulla propria esistenza.